Buongiorno a tutte, siamo qui per il nostro Ciapsi Bimbi, il secondo o terzo Ciapsi Bimbi, questa volta in diretta anche Facebook, quindi è la prima volta per noi che abbiamo una diretta Facebook. Siamo anche un po' emozionate, io in questo momento sono a casa delle mie colleghe amiche Francesca e a casa di Anna, per cui fra poco cucineremo insieme una ricetta che hanno scelto loro che vi racconteranno e spero che sia una cosa divertente per voi e che sia la prima di una delle tante dirette che faremo anche su Facebook, visto che siamo sempre Ciao. consultate, quindi ci vediamo tutte. Ciao, ciao Valentina, benvenuta, benvenuta. Sapete che stiamo registrando, sapete che siamo online dappertutto, quindi se volete farvi vedere, benissimo. Se non volete farvi vedere, mutatevi, toglietevi pure il video. Quindi, Valentina, tu cucinerai con noi oggi? Ah, sono molto contenta, sono molto contenta. Facciamo un attimo entrare in sala d'attesa le persone che si collegano su Zoom, mentre chi ci vede da Facebook semplicemente deve guardare la diretta, che ormai siamo dappertutto. Io darei la voce adesso alle due ragazze, quindi chiedo alla regia di dare lo spotlight Abbiamo anche la regia a oggi. questa super. Abbiamo anche una regia, eh? Abbiamo una regia di dare lo spotlight a le due protagoniste. Ai due protagonisti. Ecco qua. Esatto, buongiorno a tutti, ben arrivati, grazie mille per essere qui con noi. E scusate, faccio un piccolo appunto, voi mi vedrete sempre qui e ho anche una maglietta Ah, oggi. sempre. Sì, sempre, io voglio sempre essere qui così vi controllo. Prego. Va bene. Va bene, buongiorno a tutti, grazie come diceva la Franci di essere qua. No, i protagonisti non siamo noi, ma sono loro. Allora, adesso l'Enrica ci chiede perché abbiamo scelto di fare questa cosa oggi. Allora, ti chiedo, innanzitutto, chi ha scelto la ricetta? Perché avete scelto questa ricetta? Allora, questa volta l'ho scelta io in realtà, perché allora, la giornata di oggi diciamo che è proprio improntata sul farvi vedere come sfruttare al meglio Bimby e anche i Bimby Friend. Quindi ho cercato tra tutte le ricette che la cultura prevede per i Bimby Friend una ricetta che ci piaceva, tenendo conto che Anna stasera va a mangiare lo sfrutello e deve portare un dolcetto. E che io mangio qua a pranzo. Ok, Certo. quindi dovevamo trovare un dolcetto senza glutine, Esatto. senza lattosio. Quindi ho un po' cercato, abbiamo trovato questa ricetta che secondo me è fantastica. Ricetta che in realtà sono ricette perché è un menù completo. Ok, quindi faremo risotto ai gamberi, spiedini di pesce spada e una mousse di ricotta e cioccolato fondente. Ricotta che abbiamo preso di capra, proprio per non avere la questione lattosio e latte di mucca. Allora, io avviso, ho sentito che c'è qualcuno che cucinerà con noi. Noi, perché parliamo tanto, abbiamo già preparato, fatto le prime preparazioni, abbiamo già preparato gli spiedini e abbiamo già tagliato le verdure. Per cui, se volete, chi cucina con noi, intanto che noi chiacchieriamo all'inizio della ricetta, iniziate a fare i primi passaggi, per cui iniziate a tagliare il pesce e le verdure e preparate gli spiedini e le verdure che volete cuocere al aroma, consiglio. Ultima cosa che non c'entra molto, ma ci tengo assolutamente a dirvi, è che io e Francesca siamo oggi, che è il 24 aprile, per cui in zona gialla, vicine. Arancione ancora. Arancio, Siamo arancione ancora ancora arancione, perché ma da domani siamo già da blu. domani, da lunedì, Rosso. sì, in arancione siamo vicine senza mascherina, vero? Sbagliato per la maggior parte delle persone, assolutamente da non fare per la maggior parte delle persone, ma siamo due delle ormai molto fortunate che siamo riuscite a vaccinarci per motivi di lavoro, per cui noi crediamo molto in questa cosa.
Il vaccinarsi è importante e sfrutto, mi spiace, ma ne approfitto assolutamente di questo canale. Ma non ti devi dispiacere perché è una cosa importante per te, stai facendo un servizio sociale, brava, la bacchetta, brava. Vaccinarsi è possibile perché ci permette comunque di ricominciare a condividere la nostra vita con gli altri, per cui in una normalità, diciamo, tranquilla e serena. Esatto, sempre degli accorgimenti perché, ok, però... Non ci baciamo, non ci baciamo, non ci baceremo queste cose, però possiamo starci perché siamo vaccinati. Ecco, chiusa la parentesi, possiamo incominciare a guardare la ricetta e come abbiamo fatto a trovarla in cucina, intanto che chi cucina con noi prepara le sue cosine. Per cui adesso la nostra grandissima ricetta passa lo spotlight al telefono, che così inquadriamo il grandioso. Allora, vabbè, qua il nostro... Andiamo nella parte di ricerca. Gira, gira un pinello. Abbiamo tante connessioni in corso. Assolutamente. Regia. Ma voi siete collegati. Certo. Siamo collegati al wifi con tutto, quindi siamo qua. Voi non avete idea di quante cose abbiamo qui collegate. Ok, ma ci siamo. Per andare andiamo nei filtri, andiamo a cercare tutte quelle che sono le possibilità di cucinare con il nostro Bimby Friend. Ok, allora, filtri. Abbiamo, se scorriamo sul video, abbiamo la possibilità di scegliere, noi partiamo da una base di 7552 ricette, Bimby Friend nei filtri solo con Bimby Friend, per cui la ricerca andrà a mostrarci solo i nostri 100 risultati, per cui nella nostra video troveremo tutte le ricette che si possono fare con l'aiuto di Bimby Friend. Cosa si può fare con Bimby Friend? Adesso possiamo, se volete ritornare all'immagine, grazie a noi. Cosa noi possiamo fare con Bimby Friend? Tantissime cose. Noi abbiamo la possibilità, come oggi, di fare un menu completo, per cui aiutarci, il nostro professore ci ha aiutato in questo senso, per cui noi possiamo liberare il nostro Bimby TM6 da quella che è la cottura al vapore per poterla passare sul nostro Bimby Friend e continuare le ricette, per cui fare come oggi dal primo al dolce, oppure con Bimby Friend possiamo dimezzare i tempi, quindi fondamentalmente iniziare una cottura nel Bimby TM6 e ovviamente terminarla da questa parte, oppure possiamo cucinare per tante persone. Ed è importante, questa è una cosa molto importante per tutte le famiglie con un sacco di figli, poi adesso che entreremo in zona gialla magari riusciremo a fare una cena con dei vicini di casa, quattro amici, speriamo, potremo raddoppiare le dosi, per cui avere doppia dose di riso, doppia dose di vellutate, doppia dose di pasta risultato, di tutto, ok? Per cui queste tre grandi aiuti da Bimby Friend al nostro Bimby TM6. Altrimenti noi lo abbiamo da novembre, sì. Sfruttate le vostre caricate, per sfruttare al meglio, per sfruttare al meglio in modo anche manuale il nostro Bimby Friend. Come vedete sta già funzionando il Bimby Friend, vedete il vapore. Perché? Perché all'interno di questa ricetta uno dei passaggi ci chiede dell'acqua calda. Noi semplicemente, siccome abbiamo abolito tutti gli elettrodomestici, non abbiamo più il bollitore, utilizziamo il Bimby Friend per avere dell'acqua calda. Per cui a questo punto spero che le nostre clienti, amiche che cucinano con noi abbiano già preparato qualcosa, possiamo iniziare anche noi con la nostra ricetta. Sì, ma ragazzi, io ancora non ho capito come si chiama questa ricetta. Brava. Bravissima, allora andiamo. Alla settimana. Brava. Ok. Faremo comunque degli, adesso ve la dico giusta, perfetto, è un risotto ai gamberi, degli spiedini di pesce spada e peperoni e una mousse di ricotta e cioccolato fondente, ok?
Quindi facciamo proprio inizio a cucinare. Da qui cominciamo con i nostri passaggi. Primo passaggio ci dice preparare gli spiedini alternando il pesce spada a pezzettini di peperone. Adesso vi facciamo vedere che noi in realtà un pochettino li abbiamo già preparati, ok? Dopodiché ci dice di sistemare gli spiedini su un vassoio e tenerli distanti da parte. E ora cominciamo a cucinare. Dobbiamo mettere 20 grammi di... La valletta. Ah, ok. 20 grammi di radice di zenzero a fette sottili. Coltello. La valletta. Un attimo. Ok, allora la tagliamo a fettine sottili. Oh, se non piace lo zenzero fa niente. Esatto. Il fatto che guardavano un po' così, ma a me piace moltissimo. E siccome mangia qui, un po' deciso, due fettine ce le mettiamo. Avanti, uno spicchietto di aglio opzionale, questo piace a tutti per fortuna, quindi lo mettiamo. E 100 grammi di salsa di soia. Subito. Ok, qui ora stiamo preparando praticamente la nostra marinatura, sì. Anche se in realtà non lo lasceremo marinare, per i nostri spiedini, ok? Allora, è una cosa che, ripeto, si può evitare perché, come tantissime ricette di bimbi che trovate in un più, sono delle indicazioni che ci danno, nel senso che noi possiamo variare gli ingredienti, come ben sapete, sostituendoli, eliminandoli. Diciamo che ci sono delle ricette invece che vogliono un po' più di precisione, sono soprattutto le ricette di pasticceria. In questo caso è proprio a gusto, esatto. Per cui riusciamo a interagire con la ricetta con le nostre esigenze. I nostri gusti, proprio lo modifichiamo. Quindi ora ho aggiunto 60 grammi di miele e ci dice di mettere 25 grammi di olio di sesamo, ecco. Oppure olio di girasole. Secondo voi? Noi, solo di sesamo, in realtà non ce l'abbiamo. Abbiamo messo quello. Non so neanche dove si compra. Non è negozio di vino. Ah, le cose vere, quelle lì. No. Un pizzico di pepe nero macinato. Ok. Non ne metto troppo, se no mi uccidono. E posizioniamo il misurino. Ok, a questo punto per 5 secondi alla velocità 3 ci prepara questa, come la chiamiamo? Emulsione, brava, non mi viene la parola, grazie Valletta. Di irrorare gli spiedini con la nostra salsetta preparata. Oh, è agitata la farci, ragazzi, è agitata la farcia. Non c'è agitata in questo momento. Allora, adesso vorrei fare un secondo appunto. Siccome avevamo il miele un po' cristallizzato, non era bello fluido, lo rimettiamo su un secondo, aumentando un istante la nostra velocità. A sciogliere bene, come dice l'Anna, questo è bello. E quindi facciamo così. Perfetto, adesso mi piace. Okay. Adesso sei contenta? Adesso sono più contenta. Quindi il miele cristallizzato, ragazzi, noi lo sappiamo che è un alimento che non scade, giusto? Il miele. Quindi noi possiamo sfruttare bene anche per fare queste cosine. Sì. Guardate che bella salsina. Fantastica. Ma quindi mangiate qua oggi io? Certo. Anche! No. Quanti sono gli spiedini? Ma no, sto scherzando. Sono 4-6. Mi aspetta il mio bambino a casa, comunque grazie dell'invito. Adesso vediamo. È un po' di spontaneo. Adesso vediamo. Spontaneo. Allora ci dice, e qua c'è un passaggio importante, mettere nel boccale 500 grammi di acqua. Proprio per la questione che dicevamo prima. Proprio per quello che dicevamo prima, mi è piaciuto moltissimo che nulla sia inutilizzato, ok? Quindi, siccome Bimbi ci permette davvero di fare tante cotture tutte nello stesso momento, per ottimizzare il tempo, per preparare tanti cuori per tante persone, lui adesso ci direbbe di mettere 500 grammi di acqua nel boccale e di chiudere il boccale con il coperchio e posizionare il baroma sopra. Questa cosa ci serve? Ci serve proprio a produrre del vapore che salirà e ci farà cuocere quello che c'è nel nostro baroma, quindi gli spiedini e le nostre verdure. Ma siccome noi
ma siccome noi vogliamo farvi vedere A, come si modificano le ricette, B, come si deve sfruttare tutto, abbiamo deciso che nel boccale, invece che dell'acqua, ci mettiamo, lui chiedeva 500 grammi di acqua, noi ci mettiamo 400 grammi di passata di pomodoro, ok? E dobbiamo comunque aggiungere dell'acqua per produrre più vapore, ok? Quindi aggiungiamo, quindi intanto puliamo bene anche il nostro... aggiungiamo un paio di 100 ml di acqua in maniera tale che poi produrrà questo nostro vapore, e io direi che potremmo aggiungerci un cicinino di sale e un cicinino di pepe, un po' di accettazione, insomma, ok, per produrre il nostro vapore. Ma ancora non contente perché è così. Nel senso che tante ricette ti fanno sfruttare tutto, però in questo caso, che già sfruttavamo tantissimo, qui c'era davvero solo dell'acqua, ok? Noi abbiamo messo del sugo e utilizziamo il cestello del vapore per cuocere quattro patate a vapore. Per chi ci conosce e ci segue ormai da tanto, adesso non so chi è che ci ha collegato, perché oggi non abbiamo la possibilità di vedere chi ci ha collegato, perché abbiamo una regia top, sa benissimo che la Francia è la regina del tutt'uno, per cui niente, dice mamma, ma cosa facciamo? Ma davvero non facciamo sfruttare il pieno, per cui... Non vuoi preparare il pranzo per domani? Perché alla fine c'è un po' di sugo, che domani è domenica, magari fate delle robe strabilianti, però questo sugo è pronto per lunedì, sì, quando sicuro sei di corsa, andiamo a prendere un... Cioè, esatto. Tutto a incastro, ok? Quindi, comunque, a questo punto chiudiamo con il nostro tappo, con il nostro coperchio, il boccale, e posizioniamo il recipiente del Varoma, ok? Recipiente del Varoma che, come dicevamo, abbiamo già un pochettino preparato le nostre verdure. Qui ci chiede 150 grammi di zucchine, 150 grammi di peperoni a tocchetti, 150 grammi di carote, ma in questa casa le carote non sono molto apprezzate, quindi abbiamo aumentato un po' le dosi delle altre cose, e 150 grammi di piselli surgelati. Enrica, okay? Le nostre amiche hanno appunto solo hanno già finito, chiediamo ragazze se qualcuna di voi ci vuole raccontare a che punto è, perché qui hanno chiuso chiaramente il video. Io so che Valentina sta cucinando con noi, quindi Valentina, se vuoi scriverci anche in chat come sta andando, a noi fa piacere sapere a che punto sei, eh? Esatto, a questo punto ci dice di insaporire con un pizzico di sale. Ah, già fatto. Le verdure? Ah, sì, già fatto. Assolutamente sì. Posizionare il vassoio del Varoma sopra al contenitore, ok? E a questo punto ci dice di sistemare gli spiedini che si sono insaporiti bene sopra il vassoio. Ovviamente questo passaggio degli spiedini ce l'ha fatto fare a parte per non, diciamo, contaminare, anche se insomma... insaporire le verdure che stanno sotto. Comunque no, rispondo alla domanda di prima. Vale ci dice, siamo un po' indietro, Pietro stava tagliando lo spada a cubetti perché lei ha un bambino meraviglioso che l'aiuta sempre quando cucina, quindi semplicemente arriverà un po' dopo. Perfetto, grande Pietro, comunque lavora con noi. Bravo, no problem. Esatto. Quindi niente, dicevo, abbiamo insaporito gli spiedini con a parte, ok? Se ci faceva piacere che le verdure fossero insaporite di questa stessa emulsione che abbiamo messo sopra, potevamo farlo direttamente qui oppure irrorarlo adesso. Se proprio invece è una cosa che non sopportiamo, quindi le verdure erano destinate a qualcun altro, potevamo tranquillamente mettere un pezzettino di carta forno sopra il vassoio. In questo modo ciò che c'è sopra il vassoio non avrebbe, da disco contaminato mi sembra un po' così, però tutto ciò che c'è sotto, ok? Ricordatevi che se invece decidete che vi piace la salsa di soia, l'emulsione e quant'altro, se sotto avete, come abbiamo fatto noi, le patate e il sugo, tutto saprà, ok? Per cui noi calcoliamo sempre in verticale tutto ciò che c'è in verticale quando lo sfruttiamo così. Per cui i sapori, una delle dei trucchi per lì è proprio, come ha detto la Franci, la carta forno, nel senso che ci aiuta a
suddividere un po' quelli che sono i sapori che noi stiamo un attimino cuocendo tutti insieme. La carta forno, ricordatevi che però fa un po' da tappo, per cui nel momento in cui mi cuocete semplicemente delle... Sto perdendo tempo così Pietro, sì, esatto, ci raggiunge. La carta forno ci aiuta a suddividere i sapori. Per cui nel momento in cui non abbiamo questa necessità, non utilizziamola. Perché? Perché ci va a coprire tutti i buchini che ci aiutano tra il boccale, il buco del coperchio e i fori del contenitore del aroma. Per cui se noi dobbiamo solo cuocere al vapore, non utilizziamo la carta forno. Quando invece dobbiamo suddividerli, allora possiamo utilizzarla, se vogliamo. Perfetto. Dico una cosa io? Sì, sì, sì. Allora, la carta forno è utilissima nel momento, come faccio io, molto spesso, quando utilizzo del pesce surgelato. Chiaramente il pesce surgelato rilascia l'acqua, quindi in quel caso io vi consiglio di usarla. Ed è anche molto comodo nel momento in cui usate invece il recipiente, quindi lo cuocete nel recipiente dell'aroma, usare il vassoio per versare poi tutta l'acqua che vi rimane nella carta forno. Quindi voi avete un pesce cotto, per esempio, che ne so, un esempio sono gli anelli di totano, vengono benissimo, non avete bisogno di scongelarli prima, li cuocete già così, sfruttate il vassoio del baroma per colare quindi tutta l'acqua che poi è scesa, diciamo, da quella che è la surgelazione, e li avete cotti pronti così. Sì, è vero. Questa cosa qua di filtrare con il vassoio, anche l'altra sera l'hai detta, spettacolo. Ma è veramente comoda. È vero. Molto comoda ed è una cosa che non sapevo neanch'io, ma durante una dimostrazione l'ho fatta e ho detto wow, adesso la dico a tutti. Esatto, diciamo che in realtà siamo qua per imparare qualcosa da dare, insomma. L'altra cosa che volevo dire, intanto che siamo in... il castello, ok, è questa. Oltre alla carta forno, quando noi impostiamo la nostra ricetta, è buona cosa partire da sotto con ciò che va cotto più a lungo, ok? Quindi, se adesso in questa specifica ricetta, in realtà le cotture sono pressoché tutte identiche, però se noi avessimo del cibo che cuoce in più tempo rispetto ad altro, lo metteremo nel cestello. Quello che cuoce un pochettino meno lo metteremo nel contenitore del baroma, quello che cuoce in meno tempo ancora nel vassoio. In questo modo, intanto che la preparazione prosegue e dopo 10 minuti, 12 minuti, la prima pietanza che abbiamo messo sul vassoio è cotta, la togliamo, la mettiamo da parte e intanto la ricetta continua ad andare avanti, ok? Adesso intanto andiamo avanti qua. Abbiamo insaporito i nostri spiedini, chiudere con il coperchio del varoma e tenere da parte. A questo punto ci dice togliere il boccale da bimbi e posizionare il boccale in bimbi friend, ok? E quindi fate del passaggio, no? Sì. Oh, okay. Così. A questo punto ci dice avanti, ci dice di chiudere il boccale con il coperchio, no? E di posizionare sopra il varoma. Ok, questo è un passaggio che volevamo farvi un pochettino vedere, guardate. Ok. Spotlight. Arriviamo. No, come si chiama? Sì. Si chiamava Spotlight una volta, ora non si chiama più così. Ok. Guarda. Hai spento il programma? No, aspetta. Eccomi. No, Anna è tornata. Sì. Diciamo che stiamo cercando di far vedere i dettagli in questo momento. Volevamo farvi vedere quella che è proprio la peculiarità di parola fra bimbi sì. E bimbi friend. Perché è una sorta di magia. Sì, cosa succede? Quando noi andiamo a utilizzare una delle carte della Cookie Doo che contempla sia TM6 che
Mimi Friend. Attenzione, anche TM5. Ah, scusa, è vero? Allora, vedi, beh, io sono una brava pacchetta magica, giusto? Anche TM5. Che cosa succede? Nella ricetta guidata compaiono proprio l'indicazione del tempo, della temperatura e della velocità, che con un bel bottone verde con scritto invia, noi se lo schiacciamo, noi vediamo comparire su BimbiFriend quello che è il comando, per cui su BimbiFriend vediamo comparire 30 minuti velocità temperatura baroma, velocità 1. Ok? Ecco, la nostra regia ci ha risistemato, scusateci, ci siamo. Ecco, ecco qua cosa succede. Questo, okay. Io ho premuto il... lo facciamo vedere magari, ok? Sì. Così ci dice proprio invia, questo qua. Per cui ho fatto su invia. Secondo me c'è un gatto che ha sentito il profumo del pesce, sì, ve lo dico. E qua ci dice 30 minuti, 30 minuti, temperatura baroma, ci dice chiudere il coperchio. Schiacciamo e a questo punto gli diamo l'impulso e lui ha velocità 1 anti-orarie, perché ricordiamo che il Bimby Friend funziona a velocità anti-oraria 1 e 2, ok? Perfetto. A questo punto direi che proseguiamo con la ricetta. Perciò ti dice, nel frattempo proseguiamo con la nostra ricetta. Ah, ecco, un attimo di silenzio. Cosa sentite? Nulla. Nulla. Perché? A parte il gatto. Lo so. Ma no, ma è piacevole. Ho tutto. Lo sapete che amo i gatti e il gatto è del mio. No. E quindi per me il gatto va bene. Cos'è che è una tappata meravigliosa? Questo silenzio. Sì. Io adoro BimbiFriend anche solo per questo, sì, perché non, è silenziosissimo. Per cui al mattino, lo dicevo già lunedì scorso, quando devo preparare le verdure per la cena, quando alle 7:30 del mattino, per non svegliare tutta la casa, BimbiFriend è fantastico. Se no, prima, in effetti, TM6 è più rumoroso. Friend, da questo punto di vista, è fantastico. Scusa. No. Allora ci dice di posizionare il secondo boccale, ok, su Bimby. Avanti, mettiamo 80 grammi di cioccolato fondente a pezzi, che stiamo proprio facendo. Cioè, praticamente state facendo pesce spada, state facendo emulsione, state facendo cioccolato dolce, sì, un sacco di cose insieme. Anche il risotto. Ma anche il risotto. Tra un attimo. Sì. Tra un attimo. E tu vuoi andare a casa a mangiare? Vabbè. Puoi pensarci, okay, darci un po' sul letto. Okay. Adesso poi facciamo un casino, Aperto, facciamo un secondino di casino. Yeah. Occhio, occhio, occhio. Perfetto. Trasferire in una ciotola il nostro cioccolato e tenere da parte, ok? Ce l'ha fatto a scagliette fondamentalmente, va bene? Lo travasiamo. Ah, possiamo farlo, allora, se il cioccolato fondente ci serve meno a pezzi più piccoli, a pezzi più grandi, possiamo lavorare naturalmente sulla velocità, assolutamente sì. Possiamo fare anche proprio della granola, sì, così, di cioccolato piuttosto che polvere, ok? Avanti, ci dice di mettere 80 grammi di zucchero, quindi mettiamo con la tara a zero, perfetto, 80 grammi di zucchero, ci siamo, 4 pezzetti di scorza di arancia da 2 cm senza la parte bianca, quindi l'abbiamo già fatto prima, 4 pezzettini, ok, mettiamo 5, ci piace, di posizionare il misurino e per 20 secondi alla velocità 10 fondamentalmente ci farà una sorta di zucchero a velo aromatizzato all'arancia praticamente. Brava. Ragazze, io non è che mi faccio i fatti miei, sto commentando sotto la diretta di Facebook, perché abbiamo questa possibilità in più, quindi di chattare sia su Zoom che sotto la diretta di Facebook. Quindi chi può scriverci? Ma scusa, una curiosità, no, perché, prego, questa cosa è la prima volta che la facciamo, sì, e siamo un po'
personalmente non tese, però sai, dicevo, a me è fatta questa cosa. Faccio tanta gente che si guarda. Sono, aspetta, 535 persone. Ah, beh, abbiamo sempre come mille non andiamo sereni. Tranquillo, tranquillo. Venire sul fondo con la spatola, ma certo, tenerci, non sarebbe bello. Ma lo sarà, ma lo sarà, perché tutti parleranno tutti di noi dopo questa diretta. Però chi c'è dentro in Zoom, che ci segue, le nostre bellissime, esatto, che ci sono dentro in Zoom. In questo caso invece sono 95, guardate qua, partecipanti. Ragazzi, 535 più 95, c'è un pubblico veramente. Allora, quando le ciance che abbiamo fatto? Dello zucchero con la scorza di arancia, e giustamente c'è la bocca del proprio cioccolato, c'è un profumo pazzesco. E tutte queste cose. Aggiungere 400 grammi di ricotta di bufala. Allora, noi abbiamo scolata, scusate, noi abbiamo utilizzato il nostro cestello del vapore, l'altro che ricordiamo comunque è con il blend, per mettere la ricotta scolare. Come vi ho detto prima, proprio per questioni di intolleranze, abbiamo preso la ricotta di capra. Aspetta un secondo, voglio pensare. La ricotta di capra del mio amico Mattia. Comunque qua continuano a dirvi che siete fantastiche, ma non lo dicono a me. Io sono quasi gelosa. La prossima volta facciamo cucinare te, così no. Grazie, grazie Mattia. Lo so che non mi segui, ma io ti faccio lo stesso, la mia pubblicità. Oh, provatela questa ricotta, perché l'ho assaggiata. È strepitosa. Facciamo anche pubblicità, dove l'hai acquistata questa? Mattia. La Mattia. Ah, Mattia. Mattia che lavora a... che ha proprio le capre. No, perché, ragazzi... Mattia dove? A Travedona? No, a Cubetto. No, io devo dire un'altra cosa. Sì. Nel senso che chi è già cliente Bimbi, questa cosa della sala, già sperimentato tutto quanto, chi diventerà presto cliente Bimbi deve sapere che Bimbi ci fa risparmiare un casino a livello proprio di preparazioni, nel senso che noi possiamo preparare tutto con Bimbi, per cui risparmiamo sul già pronto che acquistiamo al supermercato, perché lo facciamo noi. Per questo motivo assolutamente sosteniamo gli ingredienti, le materie prime valide, ok? Per cui mangiamo bene e sano, ok? E Bimbi ce lo permette, ok? Risparmiamo sicuramente sul già pronto, possiamo spendere un pelo di più sulla cosa della materia prima. Allora, questo è fuori discussione. E se la materia prima arriva anche da vicino casa, ha maggior ragione. Praticamente chilometro. È uno proprio, perché ma poi è buonissima. Buonissima. Esatto. Ci dice di posizionare il muslino, però la velocità se la fa, vedrai. Sì, quindi non l'assaggiamo noi questa. Non l'assaggiamo. Ok, gli spiedini, per le vetrine, ok, ha fatto le pronte risotto, ma un cucchiaino. Bene, mancherà un cucchiaino. Sono stata abbondante con la ricotta, peraltro, ne chiedeva 400, erano 500, quindi ora la mia fortuna l'avevo calcolata. Assolutamente, assolutamente. Ci dice di aggiungere il cioccolato che abbiamo trattato prima. Aspetta, non metterlo tutto però, No, ma infatti lui ce lo chiede già 60 grammi di cioccolato, non tutto. Stai calmo? Ma sono calminissima. Okay. È così calma che non sta più parlando, ecco. Allora... abbiamo fatto il trattamento, volevo... No, esatto. Ci dice di inserire la spatola nel foro del coperchio e per 20 secondi alla velocità antioraria 2 ci amalgama il tutto. Ok, quindi c'è il nostro zucchero aromatizzato con un po' di cioccolato residuo e la scorzetta d'arancia, la ricotta, quindi potremmo utilizzare quella di capra, e il nostro cioccolato l'abbiamo utilizzato nel primo passaggio, fondamentalmente. Ok. Questo zucchero aromatizzato. Questo zucchero aromatizzato era. Sai che ricordava un sacco davvero il profumo della sake? Ovviamente, perché insomma, fatto col cioccolato, però è buonissimo. Trasferire la mousse in coppette monoporzione. No, io devo portarla via. Esatto, siccome vi ricordiamo che l'Anna, ecco qua. Stasera la deve portare al suo fratello, la mette in fa una
big porzione, insomma, la mette qua tutta insieme. E quindi tu, Franci, puoi assaggiarla dal boccale. Ma puoi anche farla assaggiare a chi sta seduto a questo tavolo. Allora, perché non c'è in giro mia figlia? Allora, ma tua figlia secondo me è appena... Non so adesso, vorrei far notare. In quanto tempo abbiamo fatto questo dolcetto? 20 secondi. In realtà siamo online da 11 minuti, ma abbiamo cazzeggiato anche parecchio. Quindi in realtà... Davvero? Sì. Può fare 11 minuti? No, mi sta dicendo di no la regia. Non di più. 35, io probabilmente ho. Va bene. Perché sono le. Sono le ragazze, sono le 11:35 sì, e io devo smettere di drogarmi. Ok, va bene. Vabbè, per questo lo dico davanti a tutti, smetterò. Buona idea. Perfetto, allora andiamo avanti. Adesso ti faccio dare una leccatina qua così. Ma stai parlando con me? Sì, così c'è la bocca piena. Conservare la coppetta gigante, perché in realtà abbiamo fatto una coppettola gigante, okay. La nostra mousse, è fantastico, anche il colore, e tu sistema le impiazzano come ti piace, che ti piace, la conserviamo in frigorifero e ci dice di pulire il boccale e proseguire con il risotto. Quindi io mi assento un secondo, così posso anche fare e assaggiarla. Ecco, vedi lei che dice, vedi qua, no, lei che dice che era per stasera per suo fratello, è andato là e l'ha già pulito. No, è perché... No, perché cosa? Ma serve qua. Sì. Dai! Io pulisco il boccale. Questo qua con la spatola. Sì. Ma pensavo di leccarla io, vabbè che non avete il Covid e siete vaccinate. Sì. No, che bomba! Buona. Allora, ricapitolate gli ingredienti, dai, ricapitolate un attimo cosa c'è dentro in questa mousse, perché magari qualcuno vuole farla senza tutto il resto. Brava. Perché ma noi possiamo estrapolare dalle ricette anche dei pezzi di ricetta, Ho fatto una pulizia super rapida. Non si sente niente qua. Una parla e... Vai, me ne vado, scusa. Stavo dicendo che noi dalle ricette, come dice giustamente la nostra grandiosa team leader, possiamo estrapolare pezzi di ricetta, nel senso che noi vogliamo fare, abbiamo visto oggi, avete visto oggi questa ricetta, Mizza che dice no, voglio fare quella mousse, boom, andate, anzi, ve lo faccio vedere. Lo posso far vedere? Certo che lo puoi far vedere, se c'è qualcuno che ti riprende. Arrivo a dettaglio ricetta. Posso riprenderti anch'io, un attimo, che vi facciamo vedere. Sperando che riparta il nostro telefono. Sì, telefono? Vabbè, ho ascoltato. Un secondo. Ci siamo. No, dicevamo, siamo tornati qua. Noi, cerchiamo questa ricetta, ok? Vogliamo fare solo la mousse di ricotta. No, ma l'Anna parla naturalmente così. No, non è la bocca piena, proprio parla così. Noi, vedete il passaggio 4, adesso non so se tutti lo sanno. Allora, tiralo su un pochino il cellulare, brava, perché così è a fuoco, perfetto. Ok, allora vedete il passaggio nei dettagli della ricetta, riferito alla mousse di ricotta, se noi facciamo così, zac, capito? Ci porta lì. Posizionare secondo boccale. Ok. Cioè, per cui noi possiamo da una ricetta lunga, complicata, andare a separare il passaggio, ok? Cliccando da lì, adesso magari tutti lo sapete, ma per chi non lo sa, si fa così. Ecco, allora abbiamo lavato il boccale, va bene? Ok, va bene. Allora, come a casa si asciuga, perché da solo che siamo a casa, va bene? Adesso, non so, Pietro, con la nostra Valentina, se è arrivato più o meno a fare un po' tutto. Pietro, con la nostra... Ma siamo indietro, ma vi seguiamo lo stesso, tranquille, siamo alla verdura. Il pezzo però, Valentina, sempre una sicurezza. Adesso non voglio nulla togliere a Manuela perché cucinerà stasera, quindi Manu, sentiti sempre. Andiamo da Manu, la vicina di calcio. Certo, grande. Però veramente tanta soddisfazione, queste donne ci danno sempre tanta soddisfazione. Bravo. Perché le mie clienti sono differenti. Questo è.
ormai sono diventate le clienti di tutti. ormai. Ecco, allora andiamo avanti nel nostro risotto. Quindi, come ci ha fatto vedere prima Annalisa, andiamo nei dettagli di ricetta e a questo punto, lasciando il nostro cioccolato, il nostro dolcetto, andiamo al risotto. Ok. Posizionare il boccale su bimbi, un mazzetto di prezzemolo fresco con le foglioline da tritare per far mettere sopra al risotto alla fine, ok? Quindi ce lo fa mettere dentro, ce lo fa tritare per 5 secondi e ce lo fa togliere. Perfetto, quindi trasferire metà del trito del prezzemolo e tenerlo da parte. A questo punto dobbiamo aggiungere 50 grammi di cipolla in quarti. Ok. Comunque io sono qui che aspetto di assaggiare. Sì, sto arrivando! Ho visto che sta preparando un cucchiaino. Grazie, allora questa è, scusate ma sono specchiata, questa è l'anus che adesso andrò a assaggiare, cioccolato, scorza di arancia, zucchero di cannamella, che è uguale, sì lo sappiamo, ricotta di capra di Mattia, basta. Mattia 5 euro, mi raccomando per la ricotta. Perfetto, quindi ho messo la cipolla, posiziono il misurano, è un po' fredda, nel senso che adesso è a raffreddare il frigorifero e da mangiare tutto un po' da... È a raffreddare il frigorifero? Ah, è a raffreddare il frigorifero? Sì, è a raffreddare il frigorifero. Riunire sul fondo. Questo perché noi in realtà abbiamo letto la ricetta, ci è piaciuta, abbiamo comprato tutto ciò che ci serviva, ma non l'avevamo mai provata questa ricetta. Questo proprio per dire che fondamentalmente Bimbi non ci lecca mai. Comunque ragazze, io l'ho assaggiata. Com'è? Molto buona. Ci starebbero dentro anche delle nocciole tritate grossolanamente. Ecco, vedi, allora funzione turbo, tritiamo le nostre... Facciamo granella di nocciola, ma la mettiamo insieme al cioccolato? Ma la mettiamo sopra, anche no, vabbè, cosa farò dopo? Comunque, Manu ci sta informando che mentre qua con noi a guardarci sta facendo la caprese al pistacchio, perché domani è l'onomastico del suo bimbo, bimbo grande. Marco, sì, la caprese al pistacchio. Manu, mi sa che dovrai raccontarci. Ma è il manuale o non c'è più più? Adesso ci rispondiamo in chat. Se vuoi prendere la parola, puoi prendere la parola, decidi tu, perché adesso siamo curiosi. Sì, sì. Di sapere com'è questa. Benvenuti. Ragazzi, allora, il manuale. Il manuale, okay. È una ricetta della Benedetta Rossi. La ricetta della Benedetta Rossi, quindi adesso Manu, appena avrai la possibilità, mi mandi un bel whatsappino. Certo. La ricettina qua. Le clienti che la vogliono mi scrivano e la giro a tutte. Se riesco vi condivido il link su Facebook. Brava, su Super Bimbi Team, bravissima. Certamente. Però scrivi by Manu, perché ormai ti conosco, anche tu sei famosa. No, ma dopo pensano che sia la vostra Manu, dai. Non voglio togliere meriti a lei. Allora sei il Manu B, lei è Manu C, Manu la vicina, Manu la vicina. Manu la vicina, ok. Graf mi dice, pure le nocciole Enrica non ha limiti, sì, lo so. Ma anche mescolate dentro, però secondo me poi si smollano un po' sopra da Dio. Allora adesso abbiamo questo minuto e 20 in cui fondamentalmente sta rosolando la nostra cipolla per il riso, ok? Se volete raccontare una barzelletta, che sono le 20. Non sono simpatica io. Io sì, non è vero. Posso fare in un minuto e 20 una cosa? Condivido lo schermo un attimo, posso? Direi sì. Vi faccio vedere una cosa fantastica.
Lo vede solo chi è in Zoom, ma tanto chi è in Zoom lo vede, ma gli altri glielo racconto. La promozione di questo mese si chiama 30 giorni per innamorarsi, ok? Quindi abbiamo la possibilità di avere il nostro Bimbit M6, sia in versione Bimbit M6 che in versione Bimbit M6 più Friend, in prova a casa vostra per 30 giorni. Potete cucinare con bimbi, sbizzarrirvi a fare tutte le ricette. A qualcuno ho detto, avete un bambino piccolo? Fatevi tutti gli omogenizzati che vi servono per lo sviluppamento. Decidete, oh, fantastico, decidete poi se volete tenerlo o no, perché avete tutto il diritto di ridarlo indietro, cosa che secondo me non farete, ma lo potete fare senza nessun tipo di problema. Quindi se decidete questa opzione avete in più un anno di Cookidoo illimitata, quindi avete anche un vantaggio per quanto riguarda la durata dell'abbonamento, e avete un risparmio importante nel momento in cui scegliete di finanziare, quindi 178 euro per quanto riguarda il Bimbit M6, mentre addirittura con il Bimbi Friend 383 euro di risparmio sul finanziamento, un finanziamento a tasso agevolato con un tasso basso e delle rate molto molto comode per voi. Contattate la vostra incaricata, perché questa promozione è in scadenza, quindi a fine aprile, ok? E godetevelo, abbiamo fatto apposta ad avere questa, a trovare questa modalità per farvi provare quindi a casa vostra, cosa che ci diventa un po' difficile, ci è diventato un po' difficile in questo periodo di pandemia. Sappiate che ne abbiamo venduti l'anno scorso con la stessa promozione migliaia e migliaia, e ci sono stati pochissimi recessi, ma veramente pochi, erano forse una decina, ma sentitevi liberi di utilizzarlo e anche di darlo indietro, perché a noi non cambia nulla. Vado col riso. Godetevelo e godetevi il riso di Anna. No, allora, il risotto è un risotto normalissimo, nel senso che chi non ha fatto il risotto con bimbi, chi non lo ha fatto, per cui diciamo che è molto, molto banale. Bisogna banarlo con un po' di vino bianco, che adesso così finalmente possiamo bere un po' anche noi. Ecco. Ci chiedeva il brandy, ma forse era bello. No, ci piace il vino bianco, facciamo un aperitivino anche noi. Andiamo avanti senza il misurino, lo togliamo e ci tosta il riso, Annalisa, qua, velocità 1, per 3 minuti per 120 gradi. Per cui, in questi 3 minuti, che cosa possiamo raccontare noi ancora di Bimbi Friend? Perché alla fine siamo qua per questo. Bimbi Friend è un, lo dice la parola, un amico di TM6, molto importante. Noi abbiamo iniziato ad apprezzarlo solo col tempo, nel senso che all'inizio non eravamo così entusiasti, perché non riuscivamo a capire quelle che erano le potenzialità di Friend. Per avere, bisogna avere un'incaricata di fianco che ci aiuta e provare a utilizzarlo, perché alla fine poi non si può fare a meno più. Almeno io personalmente, e con la Francia ci siamo spesso confrontate e abbiamo capito che davvero è molto molto importante. Al di là del doppio vocale, che il doppio vocale alla fine è sempre molto utile, e poi proprio l'utilizzo di Friend. Perché? Perché il FM6 va sfruttato in tutte le sue potenzialità. Per quanto a noi ci sembra un po' sprecato utilizzarlo solo per cuocere al vapore, quando poi abbiamo un milione di altre cose da fare, e allora per questo motivo abbiamo il nostro Bimbi Friend che ci aiuta, ok? Una cosa per esempio che abbiamo sperimentato, ho già detto lunedì durante il corso che abbiamo fatto, la sperimentazione mi ha portato a capire che
La funzione, per esempio, fermentazione di TM6 può essere trasferita a FREND con piccoli accorgimenti, nel senso che noi abbiamo, non di certo per la preparazione degli yogurt che vogliono le 8 ore, le 6 ore adesso all'incirca, così, ma per le fermentazioni più brevi, per esempio per far lievitare un pane, uno spaghetto, una pizza, la pizza Bonci, noi cosa possiamo fare? Invece che, brutta parola, sprecare il nostro TM6, così nel frattempo facciamo tutti i condimenti da mettere sulla pizza Bonci, con FREND, con l'alta temperatura di BPTM6, utilizziamo FREND per la fermentazione. Basta impostare, per cui il tempo indicato per la fermentazione su BPFREND è al massimo 2 ore, al massimo se ci chiede 2 ore e mezza possiamo dargli su un'altra mezz'oretta. La temperatura indicata dalla ricetta, quella che sappiamo noi, perché BPFREND parte dal 37, va ai 120 da Roma, come il nostro TM6, velocità qualsiasi e, come dicevo prima, pure in modo silenzioso. E abbiamo la nostra fermentazione. Questo solo utilizzando BPFREND che riusciamo a tirare fuori queste E chicche. Alzo la bacchetta perché c'era una domanda a cui hai risposto perfettamente. Perché la domanda era di Valentina, si può usare in manuale non solo per le ricette da TV? No, Valentina, come ti ha risposto in modo fantastico con la nostra Anna, si può utilizzare come vuoi. È un bimbi a tutti gli effetti, tranne per la lama, nel senso che gira in antiorario velocità 1 o velocità 2, sempre antiorario, quindi non trita, arriva fino a 120 gradi, quindi ti soffrigge e ti cuoce a vapore e ti mescola, ok? Quindi lo puoi utilizzare anche in maniera autonoma. La cosa comoda, come hanno detto loro, è sfruttarlo nel momento in cui hai qualcosa che ti sta cuocendo, tu prendi, scotch il boccale sul trend, continui la cottura e invece col tuo TM6 fai altro e hai il TM6 a disposizione. Più cose insieme. Intanto noi, Bimbi ci chiedeva di mettere un cucchiaio di dado vegetale, ok, l'abbiamo messo, e 750 grammi di acqua calda, che è quella che abbiamo fatto scaldare prima con il nostro Bimbi Friend, ok. 750 grammi. Cioè, guardate però la regia che figata che ci sta facendo. Guardate. Si merita il piatto di riso che mangiare. Ecco, e se qualcuno ha bisogno di un tecnico o dei consigli, sappiate che potete chiederci e vi daremo la possibilità di mettervi in contatto con lui. Vi dico già che ha un nome meraviglioso. Si chiama come me, per quello. Allora, come sempre, noi abbiamo messo il cucchiaio di dado, che la Franci mi dice, l'ha portato lei da casa perché io ne avevo finito, l'ha fatto. Naturalmente lei mi fa ridere perché mi dice, Anna, avevo le carote viola, ho messo, è un po' viola. E va bene, non verrà proprio bianchino come dalla foto, perché effettivamente colora un pochettino. Allora, noi mettiamo il dado. Potete spacciarlo come risotto al barolo. Al barolo con i gamberi, con tutto. Noi, ma sì, noi, ok. Per cui abbiamo messo il dado, l'acqua, come sempre diamo una rimessata per il riso, che i chicchi lo straniamo bene, si bagnano bene tutti. Ci fa mettere su il nostro cestello, per cui noi adesso abbiamo 13 minuti e 44 per fare la qualunque, nel senso. Io è quello che vorrei far capire, nel senso, in questi 30 giorni famosi in cui possiamo innamorarci di bimbi, sono io alle mie clienti suggerirò tutte queste ricette, perché è questo che ci fa innamorare di bimbi, tante altre cose. Però io credo molto in questa cosa, nel castello, nello sfruttare, perché a me è sempre piaciuto cucinare, ma ho sempre meno tempo, nel senso che non magari dico una bestialità, però io alla domenica non è che devo, quando ho tempo che mi piace, io mi metto qua a impastare con la mia bambina, non ho sempre bisogno del nostro bimbi, mi piace mettere le mani
ma quando capita è una volta ogni tot, per cui diciamo che l'aiuto che a me Bimbi dà è proprio nella praticità della vita quotidiana. Non ci toglie niente, le mani in pasta io le metto con la mia bambina anche da sola per rilassarmi, ma durante la settimana ho bisogno di organizzazione e di una mano, per cui fare tutta questa cosa qua, che adesso vi ricapitoliamo, è molto importante, e molto d'aiuto, per cui in questi 30 giorni noi incaricati suggeriremo a tutti i nostri clienti di fare queste ricette, perché ci fanno proprio capire quanto è importante il bando per noi quindi. Perché cosa stiamo facendo? Tante cose. Sugo rosso, semplice. Patate al vapore, bollito insomma al vapore nel cestello. Verdure nel contenitore del Varoma e i nostri spiedini a cui avevo dato un'occhiata. Un profumo strepitoso, quell'immersione sopra è spettacolosa, di spiedini di pesce spada e peperoni. Che potrebbero essere trasformati, esatto, in polpette di pesce, in polpette di carne, in polpette di ceci che ho fatto ieri ad esempio per una ragazza, sì, piuttosto che la frittata. Ah, le fatte le famose polpette, sì, di ceci? Polpette di ceci con... maionese al curry, una vera bomba. No, quella della Maria del Davide della Trastevere. Mi ha detto che anche i suoi bambini sono impazziti. Nonostante comunque, dillo, Franci, dillo. I ceci non... Tu eri scettica. Io ero scettica un sacco. A me piacciono tantissimo i ceci, mi piacciono molto, però in realtà mi piace la zuppa, mi piace la minestra, mi piace la vellutata, la polpetta di ceci, cioè io... Ti soppava un po'. Io sono proprio un po' da polpetta di carne, così. Io con la calabrese delle ricche, vi dico, con questa maionese in fianco, buonissima, col curry, un uovo, un olio, buonissima. E poi invece adesso che diciamo polpette, in realtà a me si è aperto un mondo, perché io per quale ragione, non frigo praticamente mai. Quindi tutte le volte che facevo le polpette, non le facevo nella padella, ma le facevo in forno, con tutti gli accorgimenti del caso, ciotolina sotto, con l'acqua, tutte le cose. Però in realtà dentro restano anche abbastanza morbide, ma quella dalla parte esterna non è quel croccante da fritto, che poi è buono, ok? È proprio secco, è proprio un po' asciutto. Io vi giuro, con questa cosa della cottura a vapore, a me si è aperto un mondo per le polpette cotte a vapore, perché non ci avevo mai pensato. È chiaro che la polpetta resta, non è una polpetta fritta, quindi la polpetta resta comunque umida, comunque morbida, ok? Però secondo me è veramente una cosa strepitosa, cioè a me piace davvero tantissimo, tantissimo. Bello, posso intanto, visto quanti minuti abbiamo, volevo far vedere una cosa del nostro signore. Sì, qua abbiamo ancora 9 minuti. Noi impiattiamo. Io faccio vedere una cosa. Quindi condivido lo schermo. Vado qua. Ok, quindi adesso mi arriva anche il cellulare in modo che si possa vedere anche da Facebook. Cosa vi sto condividendo? Questo. Questo che è il nostro canale. La mia regia. Allora, questo è il nostro sito, cioè il nostro canale YouTube, si chiama Super Bimbi Team. Non so se si vede molto bene per quanto riguarda, vabbè, comunque sappiamo che si chiama Super Bimbi Team. Abbiamo 220 iscritti, ok? Aspettiamo le vostre iscrizioni. Perché? Perché nel momento in cui vi iscrivete vi arriva semplicemente un alert in cui voi potete vedere tutti i nostri, vedere quando sono pubblicati dei nuovi corsi. Ne abbiamo fatti veramente tanti. Qua mi si tiene il cellulare perché c'è il blocco. No,
faccio come se non fosse niente, io lo uso, ah sì, in effetti funziona. Vedete, abbiamo fatto questo, che è il corso di cucina con Friend with Friend, qua è un corso, l'ultimo corso che abbiamo fatto è un corso sugli indispensabili, ciò vuol dire tutto quello che è c'è da sapere per l'utilizzo anche un manuale di bimbi, e vi consiglio, soprattutto se siete alle prime armi, di guardarlo. Abbiamo fatto un corso di pasta in cui abbiamo parlato di tante cose, guardate che, ecco, guardate che mi si vede, vediamo già le anteprime. Sfizi in dispensa per preparare la dispensa, due versioni che avranno tanto da dire. Cooking with Love, questo era il corso di San Valentino, ma le idee si erano molto carine da riproporre anche per le serate, le vostre serate romantiche. Un bellissimo corso sul sottovuoto, perché Bimbi fa sottovuoto, quindi questo è da guardare nel momento in cui non l'avete mai provato. Io vi consiglio di guardarvi anche sulla vostra televisione, perché sapete che YouTube basta che poi lo lanciate e potete vederlo tranquillamente sulla vostra televisione se avete una smart TV. Se volete delle notizie su tutto ciò che è senza glutine, abbiamo Idee senza glutine. E poi un corso che è piaciuto tantissimo, che è il corso Rimettiamoci in forma. Guardate le visualizzazioni, 509, diciamo che è il momento di guardarlo questo corso, con una nostra amica nutrizionista, nonché cliente, che si chiama Erika Vecchio, che ci ha dato tante tante idee per quanto riguarda l'utilizzo anche di legumi, di verdure, proprio in vista della primavera e estate. Poi abbiamo un corso di Natale, questo è piaciuto tantissimo, ma poi lo potremo andare a vedere, un altro corso sui legumi e un altro corso su comunque le preparazioni di regalini da poter dare, diciamo, per Natale. Questo è il nostro canale YouTube, ve lo ripeto, si chiama Super Bimbi Team, iscrivetevi, fateci pubblicità, perché per noi è importante farci conoscere. Interrompo la condivisione. Ok, vi dico anche che in realtà, grazie la regia, in realtà oltre al Super Bimbi Team su YouTube abbiamo un vero e proprio sito che anche qui si chiama Super Bimbi Team. Andate su Google, scrivete Super Bimbi Team tutto attaccato, troverete un sito con delle ricette, con degli approfondimenti, ma soprattutto una parte segreta, e quella noi vogliamo che rimanga segreta, con tutti dei PDF e delle sorprese che riassumono un po' quello che abbiamo fatto durante i corsi. Quindi troverete dei link a delle ricette nostre che vi proponiamo, ricette particolari studiate le nostre incaricate, piuttosto che dei piani settimanali per rimettersi in forma. Quindi abbiamo addirittura un planning dove noi cliccando scegliamo la ricetta e poi la possiamo fare con Bimbi. Quindi chiedete alla vostra incaricata di riferimento la password segreta per entrare nella parte segreta di questo sito e mettete l'iscrizione al gruppo che c'è, ci fa molto piacere. Detto questo, ridiamo la regia alla supercoppia. Che stai piantando? No, che sta brindando. Che sta brindando, sì. Senza di me. No, io bevo acqua oggi, oggi è depurazione. Sì. No, allora, quello che abbiamo fatto un secondo, intanto che Erika mi spiegava, il nostro risotto prevedeva dei gamberi, quindi 14 minuti totali di cottura, ci dava poi a 7 minuti di mettere dentro i nostri gamberi, ok? Quindi ho spostato il cestello da sopra e ho infilato dal buco del coperto i nostri gamberi. Gamberi, poi andiamo a infilare dentro qualsiasi cosa, anche qua, cioè nel senso, tenendo conto del tempo di cottura, naturalmente, cioè non infiliamoci dentro, non so, un pezzo di pesce l'ha fatto cuocere un po', esatto, per 20 minuti, perché proprio era una cosa rapida. Nel frattempo qui abbiamo impiantato, adesso magari finiamo di fare tutte le cose e poi le facciamo vedere un po' tutte le cose, però qui abbiamo le nostre verdure, che come avevamo detto noi abbiamo messo piselli, peperoni e zucchine, i nostri spiedini, abbiamo aggiunto nel piatto le patate che avevamo
cotto all'interno del nostro cestello, ok? E qui c'è il nostro, la nostra passata di pomodoro. Come si fa? Così, ma adesso quando abbiamo impiattato anche il risotto, mettiamo, facciamo vedere. Qui abbiamo della burrata, perché? Perché il nostro risotto si concludeva con una mantecatura di mascarpone, però non ci andava molto di farlo, quindi noi sopra sotto Natale magari sì. Comunque qua proprio siamo leggeri al massimo, è più fresca che il mascarpone, ok? E quindi ci metteremo sopra un pochettino di... Una cosa volevo dire. La stracciatella. Anche la facciamo assaggiare, sì, no? Allora, qua volevo dire, la Valentina che ha probabilmente fatto la marinatura prima, visto che è un po' ne è avanzata, non buttiamola via, cioè nel senso, un ciotolino, un coperchietto in frigo e la usiamo per la prossima volta, perché come la vedete bene quella marinatura? Sempre col pesce o ci può stare anche con della pesce, carne, della verdura, il pinzimonio? Allora, carne... Un bel pinzimonio? Sì, assolutamente sì. Tipo sedano, carote no, in questa famiglia no, non si può. Sedano, peperoni, quindi verdurine così. Sì. Ma proprio come condimento, sì, nel sì. senso che... O sull'insalata? Sì, brava. Ah, ok. Sì, brava. No, carne no. Io no. Carne no, quindi verdure. Ricicliamola così. Secondo me anche le polpette di ceci pure. Sì, esatto. Vabbè, dovrò andare a casa a fare le polpette di ceci, ho già capito. Che io in realtà la metterò un pochettino anche sopra quelle verdure. Perché secondo me ci sta bene. Facciamo le prove e poi vi diciamo. Un ceciolino così, insomma, alla fine c'è dentro proprio il... No, sapete cosa mi ricorda questa salsa così? Io lotto con il mio team da quanto ormai? Dall'inizio del lockdown per i corsi di cucina. Io voglio fare, qui lo dico per la 100.000ª volta, il corso allora, di tecnica. È arrivato il libro ieri. Visto. È arrivato il libro ieri. Chi dei clienti scriva a Enrica, adesso voglio anch'io il corso di cucina etica. Va bene, studiamolo. Sostenetemi. Ok, allora in ballo ve lo dico. Clienti facciamo sul Super Bimbi Team, e ve lo dico, un sondaggio. Preferite il corso di cucina della mamma o il corso di cucina etico? Cosa volete? Cosa vi piace? Io ho già scelto. No, dai, settimana prossima facciamo il corso di cucina. Sapete che le feste non mi piacciono, le feste comandate non mi piacciono. Vabbè. E poi facciamo la settimana dopo il corso di cucina. Possiamo fare un'idea per scegliere. No, abbiamo tanto tempo, tanti spunti. Vabbè, ok, mi avete già fregato, dobbiamo fare quello della mamma, va bene. Basta che vi fate le cose a cuore, io sono contenta. Facciamo una torta a cuore. Ho visto stamattina il mio nonno mi ha detto ma guarda, ha fatto una torta di miele da portare dal suo amichetto e si è arrangiato lui a farsi ovviamente da più mi fare, no? E mi dice mamma guarda che c'è questa la torta sponge ma fucsia, ti facciamo quella, ma io la voglio fucsia, lo sapete. Ma tipo, sì, però... Ma a me mi basta che sia fucsia, ragazzi. Esatto, cioè, facciamo una tortina. Basta cazzeggiare, è finito il risotto. Ok. Su. Allora, trasferire il risotto in una risottiera, mantecare col mascarpone, esatto, la scorza di limone grattugiato. Allora, quando Bimbi vi dice trasferire una risottiera, è carino, è figo, nel senso... io uso il boccale. Sì. E poi la metto in piatto, bisogna essere un po' pratici, no? Allora, se abbiamo gente a cena, ragazze, quando ricominceremo sarà carino, simpatico, divertente avere elegante, una bella risottiera in centro al tavolo, eccetera. In famiglia si utilizza il boccale, va bene. Quindi mantecchiamo qui dentro. Sì, prego. Allora, aspetta che ti pulisco la spatola. Mettiamo un po' di... Sì, avanzatene perché mi serve per domani sera per la piadina. Poi anche per la focaccia per stasera, no, perché per stasera è sempre per
Il se vuole il dolce? No, il dolce sì, però la mia cognata è intollerante al glutine, per cui ho fatto... Tutto facile, no? Dolce senza lattosio, tutto faccio senza glutine. Poi io li adoro, sono la famiglia, per cui ho fatto una focaccia senza glutine, che ragazzi provatela, perché anche se non siete intolleranti, poi vi... Assolutamente, sì, anche io la faccio spesso, pur non essendo celiaci, perché alla fine nessuno no, è buonissima, e viene soffice, croccante, chiedete all'incaricata prima perché sembra un po' strana all'inizio, perché è un impasto liquido, sì. Quando lo fate, lo mettete nella, come si dice, nella teglia, per farla diventare, con la mano bagnata, lo dice, dovete un po' tirarla giù, è sempre liquido e io l'ho guardato, oddio che cosa ho fatto, e invece resta tutto giusto. Posso fare una roba che non si, una roba fuori programma, ve la faccio vedere? Basta che non ti metti a reggiseno, cioè non no, lo so. No, no, io sto impiattando il mio piatto di riso. Allora, adesso io non so se, aspetta, Enrico, guarda, siccome che faccio farla vedere, è questa qui. Ah, vedete? Ecco, vedete come si è riempita di bombe? No, in realtà non vediamo niente. No, dai. Possiamo fare... Sì, si vede. Si vede. Guarda. Ah, no, 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 si vede, si vede, non vediamo allora, niente. Si vede, è bianca, ragazze, si perché vede, naturalmente sì. C'è la farina di riso, la farina con usuario, sì, che sì, si sì, fa sì, con sì, bimbi, sì. Non si compra, è assolutamente, ma... E questa è una figata. Più su mi dicono. Sì. Fa le bolle, dopo la cuocio e via. E diventa croccante e leggerissima, provate. Vorrei farvi notare, fa le bolle una focaccia con farina senza glutine. Il che parrebbe quasi impossibile. Ma e invece lo fa. Allora, la ricetta di bimbi è l'idea. Ok? Nel senso che ci togli i limiti, nel senso che io non avrei mai pensato di riuscire a fare una focaccia senza glutine con le mie mani, nel senso che sarei andata al l'edificio l'avrei comprata. Bimbi ci togli questi limiti, nel senso che lo posso fare anche io, e infatti è venuta, punto, e viene sempre debolissima. Perfetto, adesso io chiederei alla nostra super regia di darci un secondo, insomma, esatto, sul nostro. Allora, vi facciamo vedere un po'. No, però la stracciatella ci sta da... Cioè, guarda se roba, guardate qui se roba. Qui ci sono i nostri super spiedini. Guardate i colori, manca solo un po' di rosa, no? C'è, perché abbiamo i cuoricini rosa. E le nostre patate. Okay. Il nostro super dolcetto, spremitoso. Dove si può mettere la granella all'ultimo. Esatto, quindi manca un pezzetto. Qui c'è la nostra marinatura, la nostra emulsione che abbiamo deciso di conservare. Perché vogliamo essere leggeri con l'insalata. E qui c'è il nostro sugo pomodoro. Per domani. Okay. Che sia più praticamente abbiamo preparato tutto. Io credo che questo sia ciò che mi piace di più. Per cui sì. Facciamo una foto e via. Adesso, esatto, facciamo una foto, seguiteci sul nostro canale Super BB Team e sulla nostra pagina Facebook, che vi mettiamo tutte le... La nostra regia ci ha screenshottato le ricette. Sei fantastico. Certo. Adesso invece ci screenshotti tutte e tre. Veramente. Ecco, mi mette anche a me, dov'è la bacchetta. La bacchetta magica. Ok, ci fai un bello screenshot così lo mettiamo sul gruppo. Facciamo anche con... Mettetevi in posa. Non so fare il contratto. Okay. Va bene. Dopo no, queste stupidate grazie. Grazie regia. Ci salutiamo. Io ringrazio sempre tutte. Adesso abbiamo screenshotato, non si vede più niente. Ma... Sto ancora screenshotando. Ah, no, perché sta screenshotando. No, molto bene. Ringrazio tutte le presenti che sono sempre presenti. A me fa veramente un gran piacere vedervi sempre così attive. E soprattutto il fatto che ci sopportate, perché in realtà, cioè, vi raccontiamo, ma mi fa piacere sempre vederci, quindi è una cosa bella. Spero abbiate capito qualcosa in più su Baby Friend e spero abbiate compreso la sua utilità. Sappiate che si può vendere, nel senso che noi lo vendiamo, ma si può avere anche col catalogo punti. Brava Enrica! Ma cosa sono qua a fare, ragazzi? Cosa sono qua a fare?
Il catalogo punti è un catalogo dedicato alle già clienti, quindi Friends è uno dei regali possibili da avere, ce ne sono anche altri, c'è anche il secondo vocale, ci sono tante cose. Chiedete all'incaricata come si fa a raggiungere l'obiettivo che volete, se volete chiamatela e mettete giù un programma per arrivarci, perché è possibile arrivarci, perché una mia cliente l'ha già conquistato e il catalogo è iniziato a gennaio. Anche una mia! Quindi c'era già, per cui ci abbiamo messo un po' anche noi ad imparare a utilizzare Friend, ma adesso come adesso non ne faremo più o meno, o almeno per quanto mi riguarda. Chiaramente abbiamo dovuto imparare ed è giusto aver aspettato di parlarne nel momento in cui sapevamo che cosa dire. Sì, sono d'accordo. Dopo questa perla di saggezza, c'è una domanda su Facebook, me la puoi leggere che io sono sì. fuori. Sara Gobbi, non so se è vostra. Sì, okay. È una clientina. Chiede, si può passare a prendere la schiaccetta? La schiaccetta! Aspettiamo. Vabbè, Sara, allora la mettiamo pronta, la mettiamo lì, adesso non so esattamente dove abiti, ti manderemo la localizzazione. Che cosa preferisci? Un assaggino di tutto. Un assaggino di tutto. Dobbiamo organizzarci però. Però con le schiscette potremmo organizzarci. No, Sara, grazie, perché sei sempre molto molto carina. Io spero che questo momento sia stato piacevole per tutti. A questo punto vi lascio la vostra cucina. Vi ringrazio. E un ciao, bacio. Grazie anche alla regia, super chicco, regia, un applauso. Grande chicco. Ciao a tutti. Grazie mille. A ciao, presto. Ciao.